andato incontro, facevano un giro in coppia, le coppie si allargavano, c'era la sostituzione delle dame e dei cavalieri. Poi a un certo punto uno dei suonatori picchiava il piede per terra e gridava tutti i matti in Selma e i fior di Cantù. Allora di Cantù, quindi i ragazzi si portavano negli angoli e la ragazza con le mani sui fianchi andava in centro con le mani verso l'alto, eccetera. Poi la cosa si invertiva, tu c'è giù con Selma e i matti di Cantù, e questa volta diciamo che poi si ricomponevano le coppie e finivano comunque in Tuggia con una serie di, diciamo, di ballo attorno al perimetro della stanza. Ecco, uno si può chiedere, ma è un ballo antico, a che epoca risale, da dove proviene? Una struttura di questo genere non sembra essere molto simile a balli tradizionali popolari che si sono conservati dal Tesoro d'Italia, sembra piuttosto derivare da tecniche abbastanza recenti, da balli, diciamo, cioè di corte, o meglio balli borghesi, insomma, in particolare della quadriglia. C'è una piccola indagine su internet, su altri siti, in effetti dimostra che verso la prima metà dell'Ottocento si erano diffusi, diciamo, in ambito colto, in ambito borghese, di questi balli. E anche questo è un altro possibile perdice da sfatare, che il fatto che il popolo ballasse certe cose, invece, diciamo, la borghesia, i ricchi, insomma, la classe agevole, qualcos'altro. C'era una continua osmosi, per cui molto probabilmente qualcuno della valle, insomma, ha visto ballare questo tipo di ballo, che ne so, in Francia, a Biella, non sappiamo dove, e se è riportato a casa, e questo è diventato un ballo locale. Per finire la giga, ho già accennato prima che per la giga lo ballava perché aveva la pagina America, altre versioni parlano di altre forme, comunque sempre portate dall'estero. Cioè, se una cosa sembrava certa, che la giga non fosse un ballo locale. I balli tradizionali furono soppiantati, come in tutta Italia, in tutta Europa, dai balli a coppia. Il valzer, probabilmente il vals, la frutta, la pulca, questi sono quelli che tutti conosciamo. Altri balli a coppia non sopravvissero molto da queste parti, con lo scottish, la galotta, il tagliere, il valsonier, furono praticati. Come facciamo a sapere che furono praticati? Perché abbiamo trovato dei mazzi dispartiti, purtroppo incompleti, eccetera, come i nomi di queste danze qua. Poi arrivarono anche altri balli con torcino, come il One Step, il Paso Doble, il Tango, eccetera, ma qui ormai siamo nel pieno Novecento. Questo per quel che riguarda, diciamo, il tipo di musiche che suonavano. Oltre alle musiche da ballo, probabilmente c'era ben poco altro, c'erano forse delle marce, come quelle che dicevo, che accompagnavano i matrimoni. Arrivarono sicuramente, anche perché molti impararono a leggere un po' di musica, arrivarono le canzonette quando erano poi stampate e distribuite facilmente, però anche in questo caso siamo usciti dalla tradizione. Visto che la gente sapeva anche leggere la musica, visto che questi balli comunque tradizionali sono sopravvissuti, in qualche caso sino ai primi del Novecento, può sembrare strano che non si sia aggiunto nulla. Evidentemente nessuno ho mai saputo, ho mai pensato di trascriverli, per cui anche se le nostre ricerche sono cominciate ormai 25 anni fa, non abbiamo trovato nessuno in grado di neanche di accennarci, diciamo, qualcosa di queste musiche. Della cultura danza sappiamo solo che deve essere un tempo binario, un due quarti, un quattro quarti, ma niente di più. Nelle successive schermate ho elencato un po' di suonatori e un po' di foto che rappresentano i suonatori, divisi per comune. Il cavallo, adesso non stavo sicuramente a leggere tutti, ne accenno solo qualcuno, ecco. Uno di questi, Gianotto Giannotto Giovanni, al Borneo, come tutti sanno, vuol dire cieco. In effetti questo è un suonatore cieco di fisarmonica, ed ecco la sua fisarmonica. Questa sera con Guido abbiamo fatto questa interessante
cioè, l'ha comprata Friends per via attraverso. Allora, era di un signore che proveniente dalla Valle Cerro che abitava a Sordevolo, sì, che allora, io conoscevo. Lo Sbornio, supponiamo che l'abbia comprata negli anni 10 o nel 900, la ceduta a Arturo Godone che abitava dove era. Abitava, quando l'ho conosciuto io abitavo a Sordevolo. Poi si è trasferito a Sordevolo, i parenti, i discendenti l'hanno messa sul mercato, Frezza l'ha comprata e Guido ci ha messo le mani con le mani. L'ultimo della fila, Giardino Cospetti Marino, merita due parole perché è stato l'ultimo violinista, diciamo, della Luigi di Cavallo, è morto nel 1982, ma è stato attivo almeno fino agli anni 50. A quanto pare era anche veramente in gamba, quindi era chiamato in tantissime occasioni. Mi raccontarono anche che negli anni, cioè proprio verso la fine della seconda guerra mondiale, 45-46, addirittura lui con due amici, con gli strumenti di spalla, valicavano, diciamo, i passi per andare a suonare nella Valle di Gressolet. E questo è interessante perché può significare che appunto questa tradizione che c'era qui non esisteva, come per esempio non esisteva in altre valli, in Valsesia e nella Valle di Gressolet. Qui c'è un altro elenco, non ve lo sto a leggere. Ecco, molte delle foto che abbiamo provengono in realtà dagli Stati Uniti, perché queste persone, quando emigravano, si portavano spesso nel baule di strumenti popolari. Qui vedete una fisarmonica con qualcosa di analogo, chitarra, mandolini. Scalpelli del cavallo, questa è Virginia. Qui esiste solo uno con la fisarmonica. Qui, il 1 maggio 1908, vedete tutti gli strumenti accumulati nel centro. 1 maggio 1909, diverse fisarmoniche. Ecco, questo qui è una foto sempre bruttina presa dal cimitero del marino di cui dicevo prima. Ho avuto modo di parlare sia col figlio, sia anche con la seconda moglie che ora è defunta, la quale mi ha raccontato che lui già in gioventù aveva imparato a suonare il violino. Aveva anche un esemplare piuttosto buono e niente, che conservava ancora, la vedo. Monte Asinaro, frazione di Piedicavallo, che era infatti un paese a sé. Vi citerò Martiner Giovanni Giovanni, Giovanni del Salvo, anche Giovanni dei Campivelle, che era uno di quelli che suonava quella della marciale che vi ho fatto vedere. Rosazza, una serie di persone, interessante la prima, mostra sia Sangela, e l'unica donna nota che suonasse l'organetto. Va precisata una cosa però, che questo elenco riporta una serie di persone che si sa che suonavano gli strumenti, ma non tutti questi in realtà si esibivano, cioè molti di questi suonavano poi in realtà solo a casa loro o in pochi altri occasioni. Gruppo di suonatori di Rosazza, quindi formano una vera e propria orchestrina. Ecco, vedete sullo sfondo c'è una bassa o qualcosa del genere, che è già un po' alto in effetti, non è forse una delle misure di quella di prima. Sempre a Rosazza, davanti al castello, un ragazzino con il violino, altri suonatori di Rosazza, tutti quei fuori davanti dovrebbero essere gli spartiti, forse per indicare che sapevano già leggere la musica. Gruppo di scalpellini, questi che sono i membri rosazzesi della sezione socialista di Lodo, West Virginia. E notate che hanno strumenti diversi, ma molto probabilmente gli strumenti in questo caso sono un po' decorativi, nel senso che hanno messo in mano lo strumento non significa che necessariamente che lo sono a sé loro. Sempre scalpelli di Rosazza in West Virginia, questa volta è proprio una bassa per le dimensioni, sembra proprio quella. Campiglia, Lotto Gilardina di Giovanni de Topichera, che è un margaro che suonava in particolare Campigliati. Il fatto che ci siano molti più nomi a Rosazza e Piedicavallo rispetto agli altri comuni dipende sicuramente dal fatto che è dove io ho avuto più informatori, ma a quanto pare era proprio così, cioè che mentre Piedicavallo ogni casa aveva almeno un suonatore, a Rosazza c'erano solo in alcune famiglie, negli altri paesi, cioè Campiglia, San Paolo e Quitegno invece era molto, diciamo, meno frequente, quindi proprio come se scendendo dall'alto verso il basso la tradizione si attribuisse.
qui siamo a Quintendo, e anche qui ci sono vari nomi, tra cui faccio notare Albertazzi Ludovico, detto 80 bassi, perché vantava una fisarmonica con 80 bassi. Pierino Machetti, la bella foto del Guido, fatta dal Guido, questo signore suonava un semitù, quindi uno strumento analogo questo, in gioventù suonava anche lui, diciamo, certi balli, in tempi più recenti essenzialmente suonava in un bar dove c'erano solo uomini, quindi come diceva lui non si ballava. San Paolo Cervo, notate, ci sono anche diversi nomi di donna, questi sono il classico caso di persone che suonavano per loro diretto. Dalla musica popolare alla musica colta d'oggi, volevo terminare con questa osservazione, che questa ricca tradizione di suonatori popolari sicuramente fu, diciamo, un terreno fertile, perché poi molte persone effettivamente si avvicinassero alla musica, anche colta, diciamo, allo studio della musica, e per cui si ebbero in seguito anche persone, diciamo, di notevole capacità. Uno che era questo Zorio Joaquim Pietro, detto Sunaorbi, che era l'organista di Piedicavallo, anche il compositore di Orfano. John Pietro Alessandro, originario di Piedicavallo, primo organista della cattedrale di St. Peter and Paul, fra gli anni 1800 e 1900. Ho elencato poi alcuni insegnanti di musica, cui il mio ideologo Salina, quella che mi ha scritto la Scalina, eccetera. E oggi, con lo spopolamento della valle, con il tramonto, diciamo, della cultura tradizionale, ovviamente anche la tradizione dei suonatori popolari si è spenta. Fino a qualche anno fa, perlomeno, mi risultava che Giannino Mongiudante, che sarebbe il figlio del Marino, che mi si diceva prima, talvolta andava a suonare con Armando Casale. Sapete se va ancora? No. E so che questo duo rappresentava, diciamo così, una reminiscenza dell'antica tradizione. Ho messo anche il Sergio Perazza, simpatico postino di Rosazza, perché in effetti lui tuttora, se voi vedete d'estate, non i festi, cioè, campeggia ancora sempre, ha cominciato a suonare in un gruppetto, diciamo, locale, dopo la guerra del primo anni 60, e continua ancora adesso. Ho citato anche Maurizio Piatti, che dopo aver fatto esperienze nel mercato della musica popolare, e comunque in qualche modo è nella tradizione di questi suonatori. Boh, io finisco con questa venuta invernale delle nostre montagne e ringrazio per l'attenzione. Se qualcuno ha delle domande, delle curiosità, o rispondo io, faccio rispondere la propria domanda. Grazie.